che ci si prefigge, la condizione umana delle persone, la voglia anche sulla base delle nostre idee di trovare punti di mediazione per mettere in campo proposte, progetti e soluzioni. Quando noi diciamo no polemiche, sì soluzioni, è perché noi siamo quella forza politica che di più vuole portare nell'azione di governo, ripeto, le preoccupazioni umane di chi sta alzando la saracinesca, di chi si è rimesso in moto, di chi sta preparando il proprio stabilimento per riprendere a produrre e che ha bisogno di una grande fiducia. L'obiettivo italiano di questo momento è unirci per ricostruire fiducia nei confronti del futuro. E per questo diciamo meno polemiche e più collaborazione. Io lo dico per la maggioranza di governo, ma lo dico anche alle opposizioni, non per fare inciuci di che non sono all'ordine del giorno, ma perché c'è bisogno di concordia e di idee che si confrontano.